grazie. Allora, professione è infatti, è la sempre primo piano, ma perfetto, lo devo passare da di qua. Ho fatto bene il giro? Sì. Ok, siamo quasi arrivati. No, scusate. Passiamo il lo specchio. Ricambio costume, indosso quello da cacciatore. Guarda che bella che è, guarda che elmo che ha, figata. E andiamo ad aprire questa porta, ragazzi. Adesso vedrete tra poco chi c'è dentro lì. Manganello. Serrato la rotta. C'è qualcosa che lo sta bloccando. Rotta. C'è qualcosa che lo sta bloccando. E qui. Salvo. Vamos. Eh sì ragazzi, è la versione demoniaca di mia madre. Dovrei stare lontano perché
Eccola, vedete gli aculei che lancia e poi rilascerà questi gas. Aiuto. Poi fa questo attacco qua. Tamori e crepati. Finalmente è morto, ragazzi. Altro oggetto triangolare. Un oggetto del passato. Bene ragazzi, abbiamo concluso anche questo livello. Guardate un po' cosa c'è qua. Un biglietto del teatro. Sarà la prossima destinazione. Bene. C'è anche la macchina in moto, cosa che prima non c'era e non aveva neanche il bagagliaio aperto e c'è una chiave dell'ambigliato, se vi ricordate è chiusa l'ambigliato. Ok ragazzi, direi di adesso me ne vado, sono sempre qua, sti imborniti. Dove vai? Che teghe? Ma gli ho tirato una tega? Ma cazzo vuoi? Fatti affari tua. Ok, vado in giro col portafoglio, dai. Bene, di qua ragazzi. Allora, prima di uscire da qua, io avevo già visitato tutto, quindi Lambeyard. Però per arrivare a Lambeyard, se vado su, non ci posso arrivare, devo andarci attraverso appunto la macelleria. Madonna, sta visuale però. Via via via, non già proprio ben, però tutto rotto qua, ben come si dice, Madonna aiuto, ben accolti ecco, quindi tutto rotto e quindi ragazzi per forza devo andare da di là. Il fatto che abbiamo anche incontrato loro, ragazzi, sono comparsi anche loro per le strade.
Allora, Travis stanco, quindi... Ok, leggeri, percorre. Sì, vai, fanculo. Ok, sempre dritto, perché si arriva alla macelleria. Adesso di qua. Very good. Oh, ragazzi, guarda un po'. Qui c'è l'infermiera squadrata nel cellaio, guarda un po', che scia di sangue. Continua di qua. Guardate che roba. Fino fuori. Adesso vedrete perché. Perché il macellaio si è semplicemente accanito sulle infermiere, guardate un po', ha sventrato in due, è stata sventrata da parte in due. Amava proprio questa infermiera, insomma, il signorinello di macellaio. Vorrei una visuale migliore. Ok. Allora, l'ambegliarda è là. Va in casino anche a te. Anzi, ragazzi, mi diverto un po'. Tiro la cassa. Ok, porca puttana. Mamma mia, aiuto. Grandissimo figlio di una mignotta. Crepa di cazzo. Vai a fatelo mettere in culo. Saliamo anche questo, via via. Intanto vi faccio quest'arma qua. Ok, dritto, poi giro. Ok, di qua. C'è l'imbornito. E sì, sto cavolo. Troppo tardi. Ok, sì, ma c'è un, ragazzi. Porca puttana. Vorrei vendicarmi, ma stavo anche sbagliando strada. Non proprio. Sì. Attacchi miei 50, mi raccomando. Mi sono allungato col gameplay, porca miseria. Ma sto sbagliando? Che cazzo. Tra le colpe di questi stronzi, ma... Eccoci qua, ragazzi. Si entra. Siamo che tre si riprenda un attimo. Ok. Qua non c'è nada. O sì. No, sembrava. C'è una notte, c'è un giornale qua.
Qualcuno ha scritto sul giornale, perché lo sta aiutando, Travis? Ah, interessante. Un messaggio per qualcuno. Non c'è niente, si va di qua. Qui c'è un martello. Ok. E qui ragazzi non c'è nient'altro. E si esce fuori. Allora, arrivo al... Sì. Bene, meno male perché devo anche concludere che mi sto allungando col gameplay. Allora, sei imbornito? Guardate un po' qua, cosa ho trovato? Madonna, un'altra visuale. Munizioni per pistola di precisione, una cassa e altre munizioni di precisione. Ah, vai a fanculo. Oh. Estate qua, rompe le balle. Ok, bastoni appuntiti. Poi. Oh, perfetto, altre munizioni per la pistola di precisione. Basta che non mi chiudo dentro, sono soprattutto. Eccolo qua rimbornito. E se vai in fanculo, va. Santa Maria Maddalena. Tutti qua a spaccare le balle. Oh, c'è del sangue qua, ragazzi. Ma c'è rimbornito? Eh sì. Via via via. Orco cane, guarda qua che c'è. Guarda qua perché so che ci sono degli oggetti. Ecco qua. Una bevanda energetica e un manganello. Qua c'è qualcosa, no? Ma porca troia. Madonna ragazzi, mi affare in culo, immaginavo che riusciva a raggiungermi qua dentro. Ragazzi, bisogna andare. Se ci fosse il salvataggio qua sarebbe il top. Allora, altri oggetti, anzi armi, tostapane, cacciavite. Oh, munizioni, proprio sulla precisione. Lampada da tavolo. Una vecchia TV. Allora, vado qua. Allora, vado di qua. Sono messo da parte. C'è qualcosa che lo sta bloccando di qua. Oh, c'è un po' di sangue, guardate un po'. Sono fatto fuori uno street jacket. Qualcuno ha scritto sul tovagliolo di carta. Qualcuno ha fatto un buco. Vai a casa, Travis. Guardate un po', sangue ovunque. Oh, c'è anche un rasoio. Guardate che roba. Street jacket a parte in due. Porca miseria, sta visuale da cazzo. Un mostro, qualcuno lo ha mutilato. Il sangue è sparso in tutta la stanza. Ah già.
Sì, guarda un po' qua. Kit medico preziosissimo e c'è un buco. Qui il pavimento, anzi, perché un buco è un bel, proprio una bella voragine. Il pavimento è rotto, sembra che si possa uscire di livello inferiore, saltare giù, è certo, non ho alternative. Ok. Ma ci sono gli ascensori che non vanno, ho provato il pulsante ma l'ascensore non arriva. Ok. E qui c'è una posta che è stracolma. La cassetta della posta dell'appartamento 213 è stracolma. Sembra che nessuno prenda la posta da mesi. Bisogna tenersi a mente questo numero, ragazzi, e poi scoprirete perché. Esco. Ok, siamo fuori ragazzi. Dove cazzo sono andato a finire? Ah. Ok, allora, prima di devo raccogliere un po' di oggetti. Perché sennò dopo ci saranno i mostri che comprano le scatole. Gancio a macellaio e di nuovo i proiettili per una pistola e ordinanza, ragazzi. E poi devo prendere anche degli oggetti dentro qui. Delle munizioni, pistola d'ordinanza e per il fucile a caccia, pure quello. Così li abbiamo raccolti in santa pace. Allora, qua devo inserire il biglietto. Allora, ecco qua. La porta ha fatto rumore, sembra che si sia sbloccata, infatti. È proprio così. Finalmente sono arrivato così posso concludere, ragazzi, e salvare. E siamo arrivati al teatro. Beh ragazzi, questo è un po' di qui, spero sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!